Ciao a tutti ragazzi, io sono Manuel e vi do il benvenuto sul canale del Covo del Maker. Oggi all'interno del covo andrò a restaurare dei vecchi morsetti che ho trovato nella cassettiera di mio nonno. Se mi seguite su Instagram avrete visto già di che morsetti sto parlando. Allora, siccome che sono anche belli esteticamente così, però mi piace una roba più moderna, un po' più... non lo so, un po' più bella da vedersi esteticamente, ho deciso di restaurare questi morsetti. Ma ora, bando alle ciance, andiamo subito col video. Noi ci vediamo dopo per i saluti. Ciao a tutti ragazzi. Allora, come potete vedere, questi morsetti di mio nonno sono molto rovinati. Ad esempio, questo è storto. Questo qua ha dei fori e penso che l'ha fatti per metterci delle viti in modo che questo non cascasse. E... vabbè, c'è dell'usura come potete vedere in tutti e cercherò di metterli a nuovo come vi ho appena detto. Per prima cosa andrò a pulirli per bene. Io per questa operazione mi munirò di spazzola, sgrassatore, precisamente il WD-40, però si può usare sia il WD-40 quello multifunzione o addirittura lo sgrassatore quello per casa. Allora prendiamo un po' di acqua precisamente calda e andiamo a spruzzarci il nostro sgrassatore su tutta la superficie. Una volta fatto questo andiamo per bene a spazzolare il tutto. Quelli dove c'è il nastro, prima andiamo a togliere tutto il nastro e poi andiamo a fare la stessa operazione. Questa operazione la ripetiamo per tutti quanti i morsetti. Adesso non vi farò vedere tutto il video completo perché tanto avete capito il meccanismo. Allora, ho notato che due sono curvi, hanno tipo un'ondina. E sono andato a informarmi e ho visto che vengono utilizzati nelle falegnamerie navali e sono fatti apposta per determinati lavori. Però uno dei due è storto, quindi vediamo di darci due colpetti di martello e raddrizzarlo per bene. La curva è venuta abbastanza dritta, come vi ho detto qua hanno questa forma qua, ma questa è fatta così e niente. Una volta spazzolati e tolto lo scotch dove c'era e quindi ho ripulito lo sporco superficiale, possiamo effettuare le altre operazioni. Allora, per prima cosa andrò a limare il punto dove fa sì che la morsa non scappi. La andrò a limare perché così potrò togliere la morsa e andare poi a effettuare le altre operazioni. Una volta tolto questo, andrò a forare e andrò a metterci un dado, un bullone, così da rifare il punto per bloccare la morsa. Guanti, occhiali e cuffie. E andiamo a fare il tutto. Una volta effettuata l'operazione, i morsetti si presenteranno così: le morse da una parte e il gambo dall'altra. Ora andiamo a forare il gambo dove siamo andati a smussare. Per effettuare meglio il centramento del foro non andrò a utilizzare il tipico puntello, ma andrò a utilizzare questo con martello in modo da essere più preciso e più incisivo. Allora, come blocco morsetto userò una vite
M4 lunghezza 12 e il bullone M4 ovviamente. Un po' di olio da taglio, giusto poco poco, e possiamo partire. Allora, adesso arriviamo al pezzo centrale, prendiamo una bacinella la più grande che abbiamo, comunque in base a quello che ci vogliamo mettere scegliamo la grandezza della bacinella, la riempiamo di acqua bollente, io poi all'interno andrò a mettere un po' sulle 400 ml di acqua gasata, perché l'anidride carbonica accelera il procedimento. Poi vado a mettere un bicchiere di Coca-Cola, e sul litro di aceto e sui 500 ml di succo di limone. Adesso, come potete vedere, questi due sono più grandi. Io li terrò in questa bacinella per 4-5 giorni, quindi a giorni alterni, da così li metterò così e viceversa, in modo da far sì che tutto il procedimento viene effettuato su tutto il morsetto. Allora, dopo 4-5 giorni, io l'ho lasciato per 5 giorni, tutta la ruggine si è sciolta e troviamo i prodotti così, li andiamo a asciugare per bene. Anzi, per farvi vedere meglio il procedimento userò uno straccio pulito. Eccolo qua, come potete vedere, pulito. Come vi avevo detto prima, ho alternato questi giorno per giorno. Guardate, questa è tutta la ruggine che fuoriesce. Ecco qua, questi sono i morsetti che sono senza ruggine e sono tornati al ferro, come potete vedere. Questo ovviamente è tutta la ruggine superficiale che sono andata a pulire con lo straccio nuovo per farvi vedere quanta ruggine superficiale c'è, oltre a quella che si è sciolta nella bacinella. Allora, siccome che questi morsetti io li voglio andare a riverniciare, la pittura che è rimasta e non si è sciolta la andremo a ripulire con l'aiuto di un rimel e delle sette di spazzole fatte apposta. Come potete vedere, la pittura viene via. Ecco, siccome che adesso il procedimento di sverniciatura è molto lungo, non ve lo farò vedere completo, vi ho fatto vedere come faccio io a togliere questa vernice in eccesso e vi andrò a far vedere i morsetti una volta tolto tutto. Per prima cosa andrò a mettere il fondo aggrappante su tutti i morsetti, quindi agito bene e vado. Cerco di mantenere una distanza di 20 cm e essere più uniforme possibile nel dare il fondo. Aspettiamo 5 minuti, poi li rigiriamo e rifacciamo lo stesso procedimento.
Allora, per il gambo del morsetto ho scelto un bel grigio e per la morsa del morsetto ho scelto un blu cobalto. Ho scelto un blu cobalto perché molti dei miei morsetti sono blu e quindi mi piaceva, anche se alcuni di questi, due di questi mi sembra che non ho verdi, ho preferito farli tutti blu perché andrò solo a pitturare la morsa e non a fare i due colori nel gambo perché esteticamente mi piace più così. Poi questo va, è una cosa che va in base ai propri gusti. Allora, per la verniciatura sarebbe meglio mettere qui i morsetti attaccati a qualcosa e spruzzare o verniciare in maniera verticale e non su un piano per più motivi. Uno, perché una volta che il morsetto è messo così lo puoi andare a pitturare da tutte le parti, e due, perché non vai a sporcare il banco. Ma io, siccome non ho questa possibilità e non mi interessa sporcare il banco, perché più sporco un banco e più mi piace esteticamente, forse l'unica cosa che mi piace è un po' disordinata, un po' spaccata, questo quest'altro, andrò a utilizzare, li andrò a pitturare sul piano. La distanza sempre a 20 cm e cercare di fare più uniforme possibile. Non importa se alla prima passata non andiamo a coprire l'intero gambo, perché ci andranno due o tre mani e così verrà tutto più uniforme. Poi, una volta asciugato, facciamo tutto di nuovo dalla stessa parte, cioè dalla parte opposta. Una volta aspettato 10-15 minuti, si può andare con la seconda mano, uguale a prima. Come potete vedere, sta già coprendo pian piano tutto il morsetto. Terza mano sarà completamente coperto. Aspettiamo altri 10-15 minuti e andiamo con la terza mano. Asciugato questo, possiamo rigirare e rifare tutto il procedimento da capo. Una volta asciutti si va con la seconda mano. Adesso andiamo di terza mano e siamo a posto. Una volta verniciati e fatti asciugare, i gambi dei morsetti si presenteranno così. Allora, stesso procedimento lo effettuerò per questi qua. Semplicemente sono andato a mettere il nastro carta per dei motivi. Uno è sicuramente perché una volta verniciato, nonostante che vado a mettere il trasparente protettivo, questo ogni volta che lo giro la vernice andrebbe via e si rovinerebbe. Secondo, perché voglio andare a mettere del lubrificante. E terza cosa, perché qualcosa di vissuto comunque nel morsetto mi piace. Allora, per quanto riguarda questi userò del trasparente protettivo opaco, mentre per quanto riguarda gli altri userò del trasparente protettivo lucido, in modo da proteggerli e darci quel contrasto che mi piace nella morsa e nel gambo. Di queste basteranno semplicemente due mani a posto che tre. L'importante è che quando lavoriamo sul piano come sto facendo io, di non andare, anche se andiamo vicini, di non andare a pitturare o intaccare le attrezzature che abbiamo appese alla parete o comunque le attrezzature vicino. Ora che abbiamo aspettato che si asciugasse il tutto, si può andare tranquillamente a rimontare tutti i morsetti. Adesso un po' di lubrificante.
Allora, come ultima cosa andrò a incollare questi pezzi di legno, perché se no dovrei ogni volta mettere un pezzo di legno quando vado a stringere qualcosa e quindi questo mi agevola il tutto. Andrò a utilizzare una colla a caldo e perché? Anche se la resa della colla a caldo non è durativa, anzi dura diciamo molto poco, col tempo tanto il legno si andrebbe comunque a muovere e a un po' rovinare. E quindi sarebbe facile da cambiare con la colla a caldo che ne so, con una colla bicomponente che sarebbe molto più difficile da andare a togliere. Ma ora andiamo a incollarli. Ed ecco qua i morsetti finiti, come potete vedere sono belli a vedersi, il trucco del legno secondo me è molto carino e permette di essere più veloci nelle lavorazioni e niente, ecco qua il risultato finale. Rieccoci qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto. Se fosse così, mettete un bel like, commentate, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E niente, come potete aver visto dal video, i morsetti sono venuti molto bene, belli esteticamente. La cosa del legno permette di essere molto più veloci in certi tipi di lavorazioni. E niente, come tutte le volte, siamo arrivati anche oggi all'ora dei saluti. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto ragazzi, ciao a tutti.